Bentornati a una nuova puntata di Buongiorno Verona Live, sono le 11:34 minuti e siamo in diretta sul canale 640 del Digitale e sulla nostra pagina Facebook e diamo il benvenuto al nostro primo ospite, Leonardo Agostinis, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, grazie. Allora, giocatore, allenatore delle giovanili dei Mastini Verona, quindi parliamo di football americano oggi. E inizierei parlando di te, insomma, com'è che ti sei avvicinato a questo sport che, come dicevamo anche fuori camera, in Italia non è così praticato. Assolutamente, assolutamente. Io vengo dal mondo del calcio, ho giocato tutta la mia vita fino ai 18 anni, poi mi è stato chiesto una volta di provare ad andare, mio papà giocava, fa vieni a provare una volta, vieni a provare un allenamento o niente. La prima volta che mi sono messo il casco e il paraspalle, basta, ho chiuso la testa, ho aperto il cuore e ho detto questo è quello che voglio fare per il resto del, insomma, fin quando riesco a giocare. Insomma. Si fa così, per passaparola, trovare gente è molto difficile in questo sport, trovare nuovi giocatori, anche perché è uno sport assolutamente molto sconosciuto. Sì. Anche solo il fatto che è penalizzante, secondo me, giustamente si può incominciare a giocare solo dai 15 anni in su. Certo, ma per ovvi motivi direi però, anche. Sì, per ovvi motivi, sì. Certo, però sai, all'inizio chiaro. È dura trovare, perché la gente sicuramente, i ragazzi sicuramente hanno già iniziato a fare qualcos'altro come sì, sport, certo, perché iniziare a farlo certo. A 15 anni, secondo me lo sport è fondamentale. Sì. Assolutamente, però dicevamo anche che alla fine, appunto come te, che tutti quelli che poi provano a giocare a football sì. Non lo lasciano più. Esattamente, sì, una volta, come ho detto, una volta che ho iniziato a giocare, ma lo vedo anche con i giocatori molto che hanno molta più esperienza di me, i veterani. Una volta che hanno iniziato a giocare se ne innamorano, è uno sport veramente che insegna dei valori, come ogni sport però, di cui veramente non riesci veramente a farne a meno. Ecco, e questa è una bella cosa, è una sì. bella cosa. Ecco, passando adesso alle giovanili, perché tu giochi sia in prima squadra che nelle giovanili certo. E dai una mano anche come allenatore, insomma, in questo settore. Ecco, com'è insegnare appunto a dei ragazzi che ormai sono già abbastanza formati sul livello sportivo, magari, com'è avvicinarli al football? Beh, allora, non è molto facile. Però lo si fa veramente molto molto volentieri, perché arrivano ragazzi che, diciamo, da qualsiasi parte, da qualsiasi zona, gli si dà una mano a capire questo sport che è veramente veramente complicato, secondo me è uno degli sport più complicati, un sacco di regole, un sacco di sfaccettature. Però vedo, adesso abbiamo iniziato gli allenamenti con l'Academy, quindi con la giovanile, un progetto molto interessante, e abbiamo iniziato a settembre lì a Pescantina. E vedo che si è formato un gruppo veramente molto bello e mi trovo veramente bene, è la prima volta che alleno nella mia vita e vedo che, diciamo, i ragazzi mi seguono abbastanza e riesco a farmi capire, riesco anche a trasmettere la passione per questo sport e vedo che i ragazzi la capiscono, sono contenti di farne parte veramente. Ecco, e quindi adesso appunto questi ragazzi che iniziano già quindi 15 anni, magari anche un po' più grandi, poi diventeranno un bacino da cui attingere per la prima squadra. Assolutamente, questo è il core, diciamo, la cosa fondamentale della giovanile, dell'Academy, viene fatta apposta per pescare poi dei ragazzi che andranno a giocare in prima squadra, che è certo. Il salto di qualità, il salto che tutti vogliono fare, passare da uno sport, insomma, dall'Academy, dalla giovanile, poi arrivare finalmente, diciamo, tra i grandi e giocare sì. In prima squadra. Chiaro. Ecco, vediamo infatti qua sulla pagina Facebook dei Mastini Verona, cerchiamo te, quindi è ancora aperta, riprendono gli allenamenti alle 20:45 al campo appunto di Pescantina, quindi possono arrivare tutti? Sì, tutti, ci alleniamo chiunque. Mercoledì e venerdì dalle 8:45 fino circa alle 11 più o meno. E sì, stiamo cercando ancora dei ragazzi, anzi se c'è qualcuno che ci ascolta che vorrebbe venire a provare sarebbe molto interessante, è sempre aperto, non c'è, a differenza di quello che si pensa, non c'è bisogno di chissà quali requisiti fisici, chissà quali mentalità, no, basta venire a provare, se lo sport piace basta quello. Ecco, perché poi tra l'altro fuori camera dicevamo prima che sembra, è uno sport che tutti reputano molto violento, sì. In realtà mi dicevi che non è proprio così, cioè chiaro che è più violento di altri sport, però neanche ti questo prendi è quello queste... che esattamente, questo è quello che si pensa, chiunque guardando il football americano pensa al football americano
italiano quello giocato in America. Certo. Non, probabilmente non sa neanche che esiste una realtà italiana di questo sport, e guardare i video su YouTube sicuramente non aiuta per i ragazzi qua in Italia avvicinarsi a questo sport, perché magari si prende paura, dici non voglio rischiare così. Come ti stavo dicendo prima, è vero che gioco da meno tempo, ma mi sono fatto molto più male giocando a calcio che giocando a football in questi anni. Questa la dice lunga, perché esatto. Insomma, veramente sono quelle cose che non ti aspetti. Insomma, hai un'idea di uno sport e poi in realtà è sbagliata, insomma, comunque parzialmente sbagliata. E ecco, invece, parlando molto brevemente della prima squadra, perché insomma, poi avremo modo di parlarne anche più avanti. Come ti trovi? Insomma, appunto, giochi da 2 anni con i Mastini, sì. Però sei già riuscito a entrare. Sì, sono uno degli ultimi arrivati, assolutamente, però il gruppo anche in prima squadra, avevo paura anche, se, anche venendo dal calcio, non so, nonnismo, quelle cose lì, invece assolutamente il gruppo mi ha accolto a braccia aperte, ma vedo che lo fanno in generale anche con qualsiasi ragazzo. Adesso abbiamo appena fatto un camp di 2 giorni, sì. Sono in San Zeno di Montagna ed è venuto qualche ragazzo che gioca da un mese in Mastini, all'Academy, nella giovanile, sì. E inserito subito, buttato in mezzo alla mischia con quelli della prima squadra, si sono trovati molto bene, hanno detto si sono trovati in un bel gruppo, applausi, e hanno fatto veramente, hanno fatto, oltre a far bene dal punto di vista atletico, si sono trovati anche veramente bene con il gruppo. Quindi diciamo proprio un gruppo unito da qualsiasi punto di vista, perché anche lì effettivamente entrare magari in un gruppo già formato può essere difficile, difficoltoso, sì. In altri sport invece tu ti sei trovato comunque accolto. Benissimo, gioco da 2 anni, ma mi sento parte dei Mastini da sempre, anche la società, anche a livelli più alti, il presidente, il vicepresidente, la famiglia De Martini, accolto veramente a braccia aperte. Faccio fatica a trovare esempi di essermi trovato così bene in altre realtà sportive. Beh, bellissima cosa anche questa. Ultima domanda, con il Covid ovviamente società sportive, abbiamo parlato anche con Michele insomma mesi fa, com'è che l'avete vissuta voi anche proprio per le giovanili insomma? La giovanile inizia a settembre, si conclude più o meno a dicembre, gennaio, quindi quando era partita la giovanile nel 2019, mi ricordo ancora, dovevamo giocare la prima partita e hanno chiuso tutto, sabato dovevamo giocare la prima partita, venerdì hanno detto che non si poteva più giocare, però dopo quando è ripartita la stagione con la prima squadra è stato fatto uno sforzo veramente importante da parte del presidente e tutta la famiglia De Martin per farci giocare. Non c'è stata chiesta ad esempio la quota di partecipazione, hanno fatto di tutto per riportare la gente a giocare, questo è molto importante, sì. Ovviamente con tutte le giuste precauzioni, distanziamento, chiaro. Ognuno si porta la sua borraccia, mascherina, e ci facevano i tamponi prima di ogni partita, quindi c'è stato veramente uno sforzo importante per permettere a noi di fare quello che ci piace, che è giocare. Beh, anche questo insomma fa onore a una squadra, a una società che insomma non tutti l'hanno fatto, e veramente complimenti alla famiglia De Martin e insomma Leonardo, io faccio i complimenti anche a te perché stai arrivando veramente ai livelli massimi. Spero, continua a lavorare. Così continua, però insomma in bocca al lupo per tutto. Crepi, ecco, avremo sicuramente modo poi di risentirci perché probabilmente ci saranno grandi novità nei prossimi mesi, ma non diciamo nulla. Bene, e allora grazie, alla prossima. Alla prossima, ciao. Bene. Grazie. E allora anche noi vi salutiamo, spazio alla musica e poi dopo torneremo con un nuovo ospite. A tra poco.